Ciao, se ti è stato linkato questo video è perché hai detto una puttanata colossale, o forse no. In effetti può essere anche che si è sbagliato la persona che te l'ha linkato. Nello specifico si tratta della fallacia ad hominem, ossia contro la persona. Vediamo se è il tuo caso. Una fallacia contro la persona si presenta in questa maniera. Abbiamo la persona A che sostiene la posizione X e la persona B che dice: "Ah, fa schifo, fa cagare, è un idiota, quindi X è sbagliato." Detto in altre parole ancora, la persona A afferma X, la persona B attacca personalmente la persona A, quindi l'affermazione X, che non c'entrava niente con la persona A, è falsa. Perché è una fallacia? Fondamentalmente perché invece di, come dire, prendere in considerazione le argomentazioni che stanno venendo presentate, le si sta ignorando completamente. E si sta pensando a chi è che le ha presentate. Questo ovviamente non ha senso, è sbagliato. Perché? Perché facciamo degli esempi. Esempio numero 1. Franz, hai sentito? Lo scienziato Einstein dice che E è uguale a MC4. Georg, hai Hitler, ma non sai che Einstein è ebreo? Allora E non è uguale a MC4. Va da sé che non c'ha senso. Un altro esempio, questo spot che è stato fatto negli Stati Uniti. Io credo ancora nel global warming, tu? E il testimonial utilizzato è Ted Kaczynski, detto una bomber, un terrorista psicopatico che appunto è vissuto negli Stati Uniti ed è passato alla storia. Non è esattamente un modo intelligente di argomentare ed è per questo che è considerato, diciamo, una delle maniere più infantili. Quindi questo è quanto per quanto riguarda la fallacia dell'ad hominem. Se hai commesso questo errore, ti consiglierei almeno di provare a rispondere in un'altra maniera, ma delle scuse sarebbero anche dovute, secondo me. Grazie per l'attenzione. Questa serie di video dedicata alle fallacie è intenzionata ad essere usata come uno strumento per i discorsi. Salvatevi la serie nei preferiti e quando qualcuno commette una fallacia in una discussione con voi, segnalategli la cosa linkandogli il video corrispondente. Grazie dell'attenzione, ciao YouTube!